Amici di contatto, la becchiamo in tranquillità, in estrema tranquillità, nella nostra Hammer Limousine germana. Ciao. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, bene, bellissima serata, divertita tantissimo. Adesso ti stai rilassando? Finalmente sì. Tante persone che hanno voluto comunque fare una foto con te, ti hanno parlato perché comunque vedendoti in TV volevano vedere anche la germana dal vivo. Sì, finalmente ho avuto questo contatto reale con la gente uscendo dal programma e veramente sono contenta che insomma ho riscontrato la realtà dei fatti, ovvero che c'è gente che mi sostiene e che tuttora veramente sono la mia forza e sto continuando ad andare avanti grazie a loro. Tanto affetto. Tantissimo, veramente non me l'aspettavo, felicissima di questo. Raccontaci la tua esperienza da uomini e donne. Un'esperienza veramente stupenda che io rifarei altre miliardi di volte se potessi, perché mi stava iniziando a far, diciamo, trovare l'amore, ecco, per così dire, ma mi ha fatto anche cambiare, mi ha fortificato e non me l'aspettavo. Molte volte, insomma, mi è toccato difendermi, no? Certo. Dalle cattiverie, dagli attacchi. E diciamo che quando vuoi un uomo cerchi di prendertelo a tutti i costi, sai, tu puoi insegnarmelo come donna, penso. E quindi veramente ce l'ho messa tutta. Mi è andata male, ma di sicuro, insomma, mi ha fatto sentire viva. Bello. Cosa ti aspettavi di più da questo programma, più di tutto? Vabbè, sarà anche banale dirlo, ma mi aspettavo di uscire lì con lui. Però purtroppo, o per fortuna, perché poi se non mi ha scelta vuol dire che lui sta bene così. Te l'aspettavi? Ti dico la verità, no, non me l'aspettavo, ci sono rimasta male. Abbiamo visto tutti tanti momenti veramente reali insieme. Sì, reali veramente che insomma non provavo da tempo e mi sono divertita, veramente ho provato belle emozioni, ricorderò tutto con piacere. La germana televisiva dalla germana di tutti i giorni è diversa? No, assolutamente, mi sono mostrata per quello che sono dall'inizio. Forse un tantino a volte aggressiva, ma ti ripeto, per difendere quello che per me doveva essere mio e dovevo riuscire in quella cosa. Quindi mi battevo, lottavo contro tutti e le mie amiche infatti a casa dicevano: ah, germana, caspita, allora quando usciamo non ci devi difendere, hai questo carattere. Ma non me l'aspettavo che germana fosse anche questo. Quindi ho riscoperto una grande forza e affrontare la vita con più facilità, se si può dire. Siamo contenti anche noi donne napoletane di aver avuto in TV a Uomini e Donne una donna che ha saputo portare realmente la donna napoletana in tutta Italia e farla vedere agli italiani a casa. Cosa ne pensi? Sicuramente io sono una persona genuina, vera, viva e mi sono mostrata veramente per quello che sono e insomma mi sento molto vicina al popolo insomma napoletano, perché penso che riesco a rispecchiare ampiamente quella che può essere una donna divertente, solare, gioiosa e carnale anche con la persona con cui insomma uno ci ha affezionato, no? In cui si vuole bene. Un passo avanti per Germana, cosa ti aspetti per il futuro? Tanto, e poi insomma sarò scaramantica, quindi non dico nulla. C'è qualcosa che bolle in pentola, ma sono scaramantica e non dico nulla, diciamo così. Non ti chiediamo allora altro, perché non vogliamo, ecco, rovinare e guastare la sorpresa anche. Una mia curiosità, sì. In pochi aggettivi vorrei che ti definissi. Allettante, pochi? Quelli che bastano. Ok. Beh, diciamo che non perché lo dico io, ma perché me lo dicono gli altri più che altro. Solare, gioiosa, ironica, divertente, combina guai, si può dire, germanate, perché così le chiamano le mie gaffe, diciamo, e ne combino praticamente la media di 10 al giorno. Io mantengo viva la giornata anche alle colleghe che si divertono con me al negozio, quindi passiamo veramente le giornate a ridere e a giocare con le mie gaffe. Assolutamente, l'abbiamo visto in TV che sei una persona solare ed estremamente simpatica. Voglio chiederti, l'uomo ideale per te? Non mi rispondere Tommaso, su Tommaso mettiamo una pietra su, o no? Eh beh sì, perché in effetti ha fatto la sua scelta e quindi è giusto che sia così, no? Metterci non una pietra ma un masso su, l'hammer sopra, mettiamocela tutta. Più peso c'è meglio è. Più peso c'è meglio è, anche perché ha scelto, quindi va bene così. Io andrò avanti per la mia strada e insomma
non rimpiango nulla, come ho già detto, e in questo momento aspetto, perché non cerco. Ma il tuo principe azzurro come dovrebbe essere? A cavallo di un cavallo bianco? No, perché la perfezione non è per me, quindi magari il principe azzurro e l'uomo perfetto non fa per me. Ci vuole una persona che mi sappia tenere testa e deve esserci in qualsiasi momento per me, anzi molto quotidiano e molto vicino a quella che è la mia vita reale, quindi deve esserci sempre, mi deve stare vicino. Questo per me, questo viene prima di tutto, poi l'aspetto estetico e cavolate varie, insomma, l'occhio vuole la sua parte di sicuro, non ci dispiace, però per me quella è l'importanza in un rapporto, è la presenza, è l'esserci sempre. L'uno per l'altro. Sì, l'uno per l'altro. E questo secondo me è un po' il segreto di un futuro per una coppia. Ci deve essere sempre la presenza dell'uno e dell'altro. Soddisfiamo invece qualche domanda da parte delle donne che ti hanno vista aggressiva nel programma televisivo. Giustamente doveva essere così, una battaglia difficile da sopportare tra le donne che ambivano forse allo stesso uomo. Com'è la Germana con le donne a livello di amicizia? Con le amiche sono una persona molto disponibile, veramente non do il cuore, do l'anima se posso, e mi faccio in quattro per quella persona. Molte volte ci ho rimesso le penne, questo mi ha dato tanto. Purtroppo, per fortuna, sono così, quindi se la persona merita, per me merita, e quindi io mi do a quella persona al 100%, o la tratto o non la tratto proprio. Un'amicizia come anche l'amore, non mi fidanzo se non sono veramente innamorata, è inutile iniziare una storia. Amici di contatto, questa era Germana, io ti ringrazio, grazie mille. Facciamo un saluto ai nostri telespettatori che ci seguono da casa e ti seguono soprattutto. Certo, loro sono la mia forza, veramente mi sostengono, e questo calore lo sento e l'avverto tutti i giorni. Vi ringrazio. Ciao.